Sono andato fino in Giappone per vedere come Arai fabbrica i suoi caschi. E quello che ho visto lì dentro mi ha sconvolto. State per vedere cose che prima d'ora nessuno ha potuto mostrarvi. Perché questa è la prima volta nella storia dal 1900 che Arai apre le porte della sua fabbrica. Ho avuto l'onore, grazie anche a Bear Racing Europe, distributore italiano per Arai nell'Italia, che collabora con Arai da 40 anni, di essere una delle 12 persone invitate da tutto il mondo. E per come ragiona Arai, questa potrebbe essere la prima e l'ultima volta nella storia. In questo video vedrete delle cose incredibili. Ora, io personalmente lavoro nel motorsport da 11 anni, dal 2013, e ho sempre notato una cosa particolare. Cioè che quando chiedevo a piloti, meccanici, operatori del settore, quale fosse la marca di caschi più sicura al mondo, ovviamente ognuno diceva la sua. Ma la maggior parte delle persone mi diceva sempre Arai. Addirittura anche piloti sponsorizzati da altre marche mi dicevano Arai. E questa cosa mi ha sempre incuriosito, cioè mi sono sempre chiesto perché così tanti fan? Che cosa ha di così speciale? Beh, sono dovuto andare fino in Giappone per capirlo. Ed è proprio per questo motivo che voglio raccontarvelo. Signore e signori, questa è Arai. Arai è un'azienda 100% giapponese. La loro sede principale si trova a Omiya, che è una delle prefetture di Tokyo, ma ci sono anche altri reparti della fabbrica che sono sparsi intorno a Tokyo, a qualche centinaia di chilometri di distanza. Il primo giorno siamo stati accolti nella sede di Omiya, dove abbiamo potuto conoscere Mr. Arai in persona, che ci ha raccontato tutta la sua storia. Sì, esatto, quello che vedete qui è proprio Michio Arai. E sì, Arai è il cognome. Ma questo uomo non è il fondatore della Arai. Il fondatore, infatti, è stato Yuichiro Arai, che nel 1900 fabbricava dei cappelli tipo questo. Suo figlio, Hirotake, che prese le redini negli anni 30, iniziò a produrre dei caschi protettivi in resina per gli operai. Finché Michio Arai, figlio di Hirotake, dopo essere stato in America, vide il potenziale nel mondo delle moto. E così dagli anni 50 iniziò a produrre dei caschi protettivi per i motociclisti. Da quel giorno il suo obiettivo fu soltanto uno. Michio voleva far diventare Arai l'azienda numero uno al mondo. Non in termini di business, ma in termini di protezione. So, what we do and what I'm telling your people is never stop. How small the improvement will be. Just keep. Never stop and gain protection. La prima cosa che voglio farvi notare da questo racconto è questa. Yuichiro, Hirotake, Michio, i tre capi di Arai sono tutti figli della stessa dinastia. Questo è il Giappone. In Giappone l'azienda di famiglia non è un business, è una missione che si tramanda di generazione in generazione. Vabbè, questo era comprensibile 100 anni fa, però oggi siamo nel 2023, il mondo sta cambiando, ognuno fa quello che vuole. E Michio, lo vedete, ha 85 anni, nonostante questo tutti i giorni va in azienda, però tra un po' sarà l'ora di cedere il comando dell'azienda a qualcun altro. E a chi toccherà? A suo figlio Akito, che dal giorno in cui è nato lavora nell'azienda di famiglia per imparare la missione ed essere il prossimo a portarla avanti. Nel giro in moto che abbiamo fatto insieme a noi c'era anche il futuro amministratore delegato dell'azienda, che è una persona che da 13 anni lavora lì dentro e si sta preparando a diventare CEO. Capite la differenza tra il Giappone e l'Europa? Qua in Europa il CEO, 2 anni in un'azienda, 2 anni in un'altra. Lì no, lì è come un matrimonio. Ti sposi con una missione. E già solo questo mi fa subito capire una cosa, che queste persone qua non sono uomini di business. Perché la loro è una missione di vita. Per tutta la presentazione, per i 3 giorni di tour che abbiamo fatto, non ci hanno mai parlato di vendite, business, mercato, investitori, soldi. Zero. Che è una cosa senza senso. Perché io ne ho fatte tante di presentazioni stampa. E lì arriva sempre il momento in cui ti dicono siamo forti in questo mercato, in quell'altro ci stiamo espandendo, prevediamo una crescita del fatturato. No, zero, qua zero. L'unica cosa di cui ci hanno parlato per 3 giorni è stata solo sicurezza e protezione. Cioè, la percezione che io ho avuto è che a questi dei soldi non gliene frega un c***o. Cioè, l'unica cosa che gli importa davvero è fare il casco più sicuro al mondo. Questo è il motivo per cui da 4 generazioni l'azienda va avanti di padre in figlio senza nessun investitore esterno. Perché se tu inizi a portare degli investitori esterni nella tua azienda, sono persone che portano del denaro per far crescere l'azienda e aspettarsi un ritorno economico. Il che significa nuovi prodotti, più efficienza, tempi di produzione più brevi. Ma questo potrebbe ridurre gli standard di sicurezza dei caschi. E questo loro non vogliono permetterlo. Questa filosofia di vita si riflette in tutto.
Guardate qua, la sala dove per la prima volta dal 1900 hanno accolto dei giornalisti. Semplicissima, bianca, banchi da scuola, un televisore, stop. Zero cose in grande stile, zero. L'azienda, stessa cosa, non gli importa l'aspetto ultramoderno, tecnologico. L'unica cosa che gli interessa è quello che viene fatto dentro, che è quello che adesso vi mostrerò. Ci è stato categoricamente vietato di fare qualunque tipo di ripresa. Soltanto un cameraman loro è stato autorizzato a riprendere e poi gli hanno detto che cosa darci e che cosa non darci. E adesso vi farò vedere. La prima cosa che ci hanno mostrato è stata impattante, nel senso letterale della parola, perché ci hanno fatto vedere i test di impatto. In pratica, ogni volta che si crea un nuovo modello, bisogna prima fare tutta una serie di collaudi per poterlo omologare. E quei test di omologazione li fa questa macchina. In pratica, lì dentro c'è una testa finta con un accelerometro, a cui si indossa il casco, la macchina si alza delle altezze precise e lascia cadere la testa col casco su delle superfici tipo cuneo, piatto. L'accelerometro lì dentro misura le forze G e per passare l'omologazione devi stare sotto una certa soglia. Parto subito col dirvi che ad Arai dell'omologa non gliene frega un c***o. We don't wanna make helmet that pass homologation only, no? Sapete perché? Perché Arai ha progettato i caschi con lo scopo di essere i più sicuri al mondo. Quindi non cercano solo di superare l'omologa, loro cercano di raggiungere l'infinito. Pensate un po' che i vecchi test di omologa controllavano solo 5 punti sulla calotta. Arai da sempre controlla qualunque punto al di sopra della linea Snell. Capite che progettare un casco che sia sicuro in qualunque punto costa milioni di euro in più rispetto a un casco normale? E soprattutto questo eccesso di zelo non serve per poterlo vendere, ma serve per proteggere. E a loro importa solo proteggere. Quell'omologa di una volta poi che controllava solo 5 punti, negli ultimi anni si è evoluta e adesso ne controlla 12. Però Arai questo lo faceva già dall'età della pietra. Per fare una dimostrazione ci hanno dato un casco in mano e ci hanno detto scegliete un punto qualunque. L'abbiamo scelto. Hanno schiantato il casco, ha retto, e sapete che hanno fatto? L'hanno rischiantato una seconda volta nello stesso punto. Sullo stesso casco che ha già preso due legne della Madonna, adesso fanno il test di penetrazione da 3 metri. 3 kg da 3 metri con una punta d'acciaio che gli entra dentro. Su una presa d'aria. Non è penetrata la punta. Ora, ascoltatemi bene. Il test che sto per mostrarvi, ogni volta che lo vedo mi fa rabbrividire. Perché ti fa capire come il casco sia l'unica cosa su cui non devi mai risparmiare. Mai. Con quella macchina hanno fatto un test con la testa senza il casco. E sapete da che altezza la tua testa deve cadere così perché la tua caduta sia fatale? Non so, verrebbe da dire... 2 metri? 2 metri e mezzo? Ve lo dico subito. 33 centimetri. Se la tua testa cade da questa altezza senza protezione, sei morto. 380 G di decelerazione. Raga, non lo dico io, ce lo dice questa macchina. E allora a questo punto uno dice cazzata, perché cioè 33 centimetri. Io un sacco di volte nella vita sono inciampato, sono caduto, ho picchiato la testa, mio cugino, e non sono morto, sono ancora vivo, non mi sono fatto niente. Sì, perché di solito quando cadi metti le mani avanti o magari cadi prima con la spalla e poi con la testa, questo attutisce l'impatto. Ma può capitare di cadere e non riuscire a mettere le mani avanti, o di perdere i sensi prima di cadere, o di sbattere la testa contro qualcosa. In quel caso bastano 33 centimetri. Questo grafico significa solo una cosa: se vai in giro senza casco, o se fai come i tamarri che vanno in giro col casco così, o col casco messo al contrario, o col casco allacciato non stretto, che guardate qua. Ah. Col casco Arai non mi riesce, perché loro lo fanno stretto qua sotto e dopo vi spiegherò perché. Ma con gli altri caschi, se non allacci il casco, basta fare così e si sfila. Ecco, se vai in giro col casco messo così, non sei un figo. Sei un coglione. Quando vedi l'amico che va in giro senza casco o col casco messo così per non rovinarsi i capelli, diglielo. Sei un coglione. Non lo stai insultando. Gli stai forse salvando la vita. Quello che a questo punto sarete curiosi di sapere è... come fanno a produrre dei caschi come questo? Adesso ve lo mostro. Tutto parte da questa. Questa non è una fibra qualunque, ma si chiama superfibra. È una particolare fibra che utilizza solo Arai. È il 30% più resistente delle altre fibre. E questo significa che possono usare delle fibre ancora più sottili, fino a 9 micron. Che quindi sono più sottili e più leggere. C'è solo un piccolo inconveniente di questa fibra, cioè che costa 6 volte più delle altre fibre.
E allora la domanda è: perché usare una fibra che costa 6 volte di più se con la fibra normale comunque supereresti l'omologa? Perché l'obiettivo di Arai non è risparmiare e neanche superare le omologhe. Ok, ma come si passa da dei fili a un casco? Questa roba è pazzesca. Non abbiamo ripreso della macchina per segreto aziendale, però ve la posso raccontare. Avete presente le macchine dello zucchero filato? Che viene sparato lo zucchero e ci forma questa... C'è qualcosa di simile. Viene sparata questa fibra con pochissima resina dentro uno stampo e lì c'è l'operaio che accompagna questa fibra come lo zucchero filato. E lì si ottiene la prima forma della calotta, già un po' resinata e un po' indurita. A questo punto viene pesata, controllata e si passa al rinforzo. Il rinforzo viene applicato con dei vari strati di questa fibra che si chiama AR, che è una fibra speciale, anche questa progettata da Arai. Questa fibra è fatta in fogli che passano dentro una macchina che li taglia secondo le forme ben precise che servono per quel casco. Questa fibra, ovviamente, io immagino che Arai vada a un fornitore esterno, compra questi fogli e poi li taglia, giusto? Secondo voi, Arai si prenderebbe mai il rischio che un fornitore esterno gli dia un foglio tessuto male? La fibra se la tessono loro in casa con questo telaio. Ogni singolo foglio che c'è dentro ogni singolo casco che comprate passa da questo telaio, dove un addetto specializzato controlla ogni fibra. Tra le varie cose, poi, lo vedete da questi modelli, viene anche applicata questa Net Composite, che è una speciale rete di rinforzo che sta dentro. Ogni singolo pezzo in ogni singolo passaggio della produzione viene pesato. Se non rispetta il peso richiesto, viene preso e buttato via. E si ricomincia. A questo punto la calotta con tutti i pezzi attaccati è pronta per essere cotta. Quindi viene messa dentro questi forni a 100 gradi. E a questo punto bisogna tagliare tutte quelle parti in eccesso, no? Per fare il buco della visiera. E qui ancora una volta capiamo la mania di Arai. Tutti quei fogli che avete visto prima venivano attaccati alla calotta con delle clip, con la pinzatrice. Quelle clip metalliche le si applica nelle parti che poi verranno tagliate, in modo tale che nessuna clip resti dentro la calotta. E uno dice... Una clip grossa così dentro la calotta, ma che cosa cambia? Raga, non cambia niente. Ma loro vogliono fare le cose alla perfezione, quindi neanche la mini clip vogliono che ci sia lì dentro. E guardate qua, come tagliano le parti in eccesso, che sono già state cotte, quindi sono dure. Di solito per queste cose si utilizza il taglio ad acqua. Il problema è che questo crea delle vibrazioni che potrebbe indebolire la fibra. Quindi che cosa fa Arai? Fa il taglio con un laser speciale. Questo è l'unico passaggio di tutta la produzione che viene fatto da una macchina, perché tutto il resto è fatto a mano. A questo punto la calotta è finita e bisogna fare un controllo di sicurezza, che è un controllo concettualmente molto semplice. Un operaio prende la calotta, lo infila dentro un coso che misura lo spessore della calotta. Se la calotta è troppo sottile potrebbe essere poco sicuro e quindi la si butta via. Se invece la calotta supera questo controllo, l'operaio lo firma e a questo punto inizia la follia più totale. Guardate questa calotta, ci sono due firme. Se voi comprate qualunque casco che comprate e lo smontate completamente, vedrete due firme nella calotta. Perché? Perché ogni singola calotta viene controllata due volte da due persone diverse, in due posti diversi. 1977. Il signor Arai un giorno entra in azienda e vede un operaio che stava controllando per la seconda volta una calotta. Allora va da lui e gli dice: perché la controlli due volte? E lui dice: beh, questa calotta bisogna darla a un pilota speciale, quindi... insomma, voglio essere sicuro che tutto sia a posto. E il signor Arai allora gli chiede: davvero reputi che sia più sicuro controllarlo due volte? Beh, allora in tal caso, perché un pilota dovrebbe essere più protetto di un motociclista stradale? Da quel giorno il signor Arai ha costruito una seconda fabbrica che ha il solo scopo di ricontrollare per la seconda volta tutte le calotte. Questo è il motivo per cui dentro una calotta ci sono due firme. È assurdo, raga. A questo punto le calotte firmate sono pronte per essere verniciate. E qui inizia un vero e proprio ping pong avanti e indietro. Si applica una pasta che serve per coprire le porosità. Si vernicia, si carteggia a mano e si pesa. E perché dico ping pong? Perché arrivati a questo punto c'è un addetto che lo controlla e se vede che c'è anche solo una piccola imperfezione, la segna, lo rispedisce indietro e si ricomincia da capo. Si copre, si vernicia, si gratta, si controlla. Tutto questo finché il casco non è perfettamente liscio. La cosa stupefacente è che in tutta questa catena di montaggio, ogni persona è responsabile del suo lavoro e di quello fatto prima di lui. In questo modo sei sicuro che se tu fai una cosa male, quello dopo di te la controllerà. Perché se quell'errore prosegue, la colpa non è solo tua, ma è anche di quello dopo di te, che non ha controllato il tuo lavoro. La domanda che mi sono fatto è: perché fare tutto a mano? Cioè, cavolo, oggi ci sono delle macchine che ti fanno tutto. Il motivo è che, secondo Michio,
Nessuna macchina al mondo riesce ad avere la precisione di un artigiano esperto. A questo punto arriva l'ora di applicare le grafiche. Questa cosa mi ha stupito, i caschi non sono verniciati, ma si applicano delle decal, che sono cioè tanti piccoli pezzettini stampati che vengono applicati uno ad uno. E quello che mi sono chiesto è, ma scusa, ma non fanno prima verniciarli? Sì, ma il casco peserebbe di più, e quindi si usano le decal. La cosa che ho notato è che in quel reparto non c'è neanche un maschio, sono tutte femmine. Quello che mi hanno raccontato è che negli anni hanno anche provato a farlo fare degli uomini questo lavoro, ma le femmine erano più brave, erano più precise. E quindi, maschi, andate a grattare, va? A questo punto mancano solo le finiture. Le prese d'aria, la gomma, le guarnizioni. Ah no, aspetta, cioè manca la cosa più importante. La calotta interna. Già, e qui voglio sfatare un luogo comune, che ci hanno spiegato loro. Vi è mai capitato di vedere un casco incidentato che è completamente sfondato, con la calotta spaccata in due? E a quel punto qualcuno ha detto, wow, vedi, quel casco ha fatto il suo lavoro. Come una macchina che si accartoccia, ma la scocca resta integra. Ecco, questo è sbagliato. Sì, perché l'assorbimento dell'urto, che è quello che protegge la nostra testa, non viene fatto dalla calotta esterna, ma viene fatto dalla calotta interna. La calotta esterna non deve collassare come fa un'auto in un crash test, ma deve subire il colpo e disperderlo. Quello che deve collassare è la calotta interna, che è fatta di una specie di polistirolo. Tra l'altro, non so se lo sapete, ma i caschi hanno una data di scadenza. Perché dopo un tot numero di anni la calotta interna si indurisce e protegge di meno. Questo accade per tutti i caschi, quindi tenetelo a mente. In questa stanza ci hanno fatto vedere gli interni del nuovo casco, che è il Turix 5, e mi stavo dimenticando che ci hanno invitato in Giappone in realtà per farci vedere il nuovo casco. Beh, abbiamo fatto un giro di circa 300 km tra le colline giapponesi per provare questo nuovo casco, che devo dire, uno spettacolo. Voglio anche ringraziare Alpinestar che mi ha dato tutto l'abbigliamento, una figata. E la cosa bella del casco, beh, frontino e visiera facilmente rimovibili, senza attrezzi, per cambiare configurazione. Ogni pezzo esterno è progettato per staccarsi in caso di impatto, per ridurre le forze rotazionali. Sicurezza migliorata ancora di più, interni customizzabili e rimovibili. E tornando al nostro racconto, giusto? Come è fatta la calotta interna? Questo è il materiale con cui si fanno gli interni. Guardate qua che roba. È fatto con densità diverse. In alcuni punti più duro, in altri più morbido. Questo per adattarsi alle diverse aree della testa e ai diversi tipi di impatto. E non solo, a seconda della taglia, la calotta interna è strutturata in modo diverso. Perché teste più piccole o teste più grandi subiscono impatti differenti. Arai è l'unica azienda al mondo che produce la calotta interna con densità diverse fatte in un unico pezzo. Cioè non sono pezzi montati tra loro, sono un unico pezzo. Come fanno? Nessuno lo sa. Quella parte non ce l'hanno voluta far vedere. Bene, sta calotta interna va infilata dentro il casco. E come si fa? Allora, di solito nei caschi qui c'è una cosa chiamata smanco, che sarebbe un'area un pochino più larga che serve proprio per poter infilare dentro la calotta. E quindi negli altri caschi c'è una macchina che infila dentro la calotta. Arai, come dicevo prima, quest'area qui sotto l'ha fatta più stretta. Perché? Per aumentare la protezione, l'avete visto prima, il casco si sfila più difficilmente, e soprattutto per ridurre il fatto che quando la testa va così, il casco non va a romperti la clavicola. C'è un problema però, se fai quell'area troppo stretta, non riesci a infilare la calotta. E infatti non esiste nessuna macchina al mondo in grado di infilare la calotta nel casco Arai. E quindi come fanno? Con le mani. Ci sono degli operai specializzati solo nell'infilare le calotte, che con una mossa da chiropratico, pam, le infilano dentro in un colpo solo. Voglio farvi notare gli avambracci di queste persone. A questo punto viene fatto il controllo finale, l'ennesimo di una lunga lista, e il casco è pronto per essere impacchettato, spedito e consegnato al cliente. Quello che ho visto in Giappone mi ha lasciato sbalordito. E una cosa che forse vi sarete chiesti è: perché Arai non fa i caschi apribili? Quelli modulari? Non ci sono, non li vendono. Che, se ci pensate, è una follia. Cioè, è una fetta di mercato che vale decine di milioni di euro. Ecco, l'avevano fatto. E l'avevano fatto talmente resistente che probabilmente avrebbe superato anche l'omologa da MotoGP. E quindi? Dov'è? Nonostante superasse ogni omologa, secondo Arai non era sufficiente per i loro standard di sicurezza, quindi l'hanno mai messo in vendita. Sono tutte queste cose che, arrivato a questo punto, mi fanno capire perché così tante persone sono fan di Arai. Però dovete sapere una cosa di me,
che nella vita sono stato accecato talmente tante volte che ormai non mi fido più di nessuno. E quindi ho detto, ma sarà vero quello che mi stanno dicendo? Perché io vi riporto quello che ho visto con i miei occhi e che avete visto anche voi. Però, così ho detto, cerchiamo online. Ci sarà qualcun altro che ha fatto delle comparative tra caschi, vediamo cosa viene fuori. Ho trovato questa classifica che prende i dati dalla Sharp, che è un programma di valutazione della sicurezza dei caschi. Questo sito ha fatto la top 10 e mi vedo al primo posto AGV, al secondo posto Shoei, al terzo posto Shark e al quarto posto Arai. Wow, cioè, non mi aspettavo di trovare Arai solo al quarto posto. Addirittura su questo sito Sharp ci sono dei caschi che hanno solo 2 stelle su 5. Non me lo spiego dopo quello che io ho visto con i miei occhi. Cioè, se dopo tutta questa perfezione ottieni solo 2 stelle, che cacchio devi fare per averne 5? Qualcosa non mi torna. Così, scavando e cercando a fondo, ho trovato questo articolo del 2018 di moto.it. Mi viene da pensare che anche a loro sia venuto lo stesso mio dubbio, no? E quello che è emerso dalla loro ricerca, cito l'articolo, è che il sito ufficiale Sharp non fornisce informazioni più precise in grado di paragonare la metodologia di test ai due sistemi sopracitati. Vabbè, cioè, ho linkato l'articolo se volete leggerlo tutto. Così moto.it ha contattato direttamente le autorità di Sharp per chiedere delucidazioni. Ebbene, dobbiamo purtroppo registrare che nonostante i ripetuti tentativi di contatto non ci è stata data risposta a domande precise e puntuali al momento in cui abbiamo scritto questo articolo. Quindi è stato constatato un livello di trasparenza abbastanza scarso. E infine, lo stesso protocollo di attribuzione delle stellette non è mai stato reso noto. Wow! Quindi il succo del discorso qual è? Che non si sa bene con quali criteri sia stata fatta questa classifica e questi punteggi. Ma non finisce qui. Andiamo più indietro. 26 marzo 2009. Inchiesta di altro consumo. 4 caschi da moto, pur omologati, non superano le prove di impatto, pur esibendo la certificazione. Cioè vuol dire che quel casco che compravi in negozio non aveva la stessa sicurezza di quello usato per passare l'omologa. 1 luglio 2013, 8 modelli su 15 controllati in laboratorio, benché omologati, non garantiscono la sicurezza. Mi fermo qua. Quello che mi sembra di capire è che in giro non c'è trasparenza. Che è una cosa brutta, perché si sta parlando di un casco. Cioè ragazzi, un casco è quello che ti salva la vita. Quindi di chi mi posso fidare io, consumatore? Voglio solo invitarvi a fare una riflessione. Di tutto il corpo umano, il cervello è l'unico che non si può riparare. Se si rompe, game over. Questo, qualunque sia la marca, è l'unica cosa su cui non devi mai risparmiare. La domanda quindi è, che marca scegliere? Dato che a me piace essere trasparente, Arai per questo video mi ha pagato esattamente 0 euro. Aspetta, però ti sponsorizzo. C'ho anche il logo sulla tuta. Mi danno solo caschi. Quindi che Arai venda 1 milione di caschi o ne venda 0, a me non cambia nulla. Quindi scegliete voi. Io ho solo voluto mostrarvi quello che ho visto lì dentro. Vi ho solo mostrato chi è Arai, qual è la loro missione e come vengono costruiti i caschi. Per il resto, a voi la scelta.